Altro che guerra fredda e politichese. Il sindaco di San Benedetto, Giovanni Gaspari, non va per il sottile, attacca l'asse di centrodestra Castelli-Celani per l'atteggiamento tenuto nella nomina dei vertici della Start, una partecipata i cui maggiori azionisti sono proprio Comune e Provincia di Ascoli. Al momento delle trattative di venerdì pomeriggio, riferisce Gaspari, Castelli e Celani sarebbero arrivati con un foglietto pronto con i nomi del presidente Alessandro Antonini e del CDA, senza possibilità di concertare i nomi con l'altro grande azionista della Start SPA, cioè il comune di San Benedetto. Un gesto che a Gaspari non è piaciuto, specie in questo momento difficile per la viabilità pubblica provinciale. Preponderanza forte, io direi violenta, di Ascoli su tutto. Cioè Ascoli ha voluto fare una sorta di incetta, fagocitare tutto un CDA, come se portare l'assalto alla diligenza o prendere tutto possa rappresentare in questo settore un motivo di vanto. Io penso che qui andiamo oltre a quelli che sono, io dico insomma, le basi di una corretta convivenza tra soci che detengono delle azioni di una società. Insomma, una dichiarazione di guerra in piena regola, senza mezze frasi in politichese né stoccate da guerra fredda, bensì pane al pane e vino al vino, tanto che Gaspari annuncia di mettere in vendita le quote Start del comune di San Benedetto, che non darà più in appalto alla Start Plus, società gemella e controllata, i servizi di trasporto scolastico pari a 500.000 euro. Questa società deve sapere che il Comune di San Benedetto del Tronto non vorrà avere nulla a che fare con essa. Noi non vogliamo avere nulla a che fare. Quindi la prima cosa è che le nostre azioni sono sul mercato. La seconda è che prenderemo le distanze ovunque e in ogni modo. Ovunque e in ogni modo. Dovranno fare da soli. Il sindaco di San Benedetto si sarebbe aspettato una maggiore concertazione alla luce del difficile momento vissuto dal trasporto locale. Saranno infatti tagliati 960.000 km in un anno, visto che mancano fondi dal governo centrale. Insomma, si rischia la soppressione di tante corse, specie nella fascia della Vallata del Tronto, che però, come San Benedetto, è rimasta senza un suo referente all'interno del CDA.